Vuoi iniziare al massimo l'anno di FIFA 21? IG Vault fa il caso tuo. Se vuoi creare la tua squadra dei sogni e iniziare a spacchettare per trovare le migliori icon e i migliori top player, è il momento di passare da IG Vault. Il mio codice sconto e tutti i link sono in descrizione. Bella a tutti ragazzi, qua è Zeta e oggi siamo tornati con un nuovo video di nuovo con un Draft Challenge. Visto che inizio anno vi ho portato quello della Serie A, oggi andiamo a vedere quello della Premier League. Davvero facilissimo come challenge, perché dobbiamo scegliere per ogni posizione il giocatore della Premier League. Un singolo campionato, un campionato anche davvero davvero forte. Quello della Serie A è andato veramente male, però ci siamo divertiti tantissimo. Speriamo che oggi almeno ci droppano delle carte decenti. Ragazzi, prima di iniziare vi ricordo come sempre di spaccare di mi piace questi video per tanti altri draft. Nei commenti ovviamente consigliatemi altre challenge che posso portare. Iscrivetevi al canale, condividete il video comunque, passate al mio Instagram e trovate qua sotto. Dopo detto questo, buttiamoci nel draft. Eccoci qua su FIFA, prontissimi per il draft. Il modulo possiamo prendere quello che vogliamo. Siamo tranquillissimi, speriamo un buon modulo. Si è inceppato anche FIFA. 4-3-3 difensivo. Non sono i moduli migliori del gioco, però un 4-3-3 non si butta mai. Capitani, come detto, challenge Premier League. Questo Neymar è davvero fantastico, però c'è solamente Bobby il gioielliere e Agüero. Entrambi non sono il massimo, buttiamola lì. Prenderei il Kun, guarda, prendiamo il Kun Agüero. Ormai non è velocissimo, però meglio di niente. C'è Sterling, molto bello, ma Sadio Mané è una delle carte più forti di FIFA quest'anno, è davvero clamoroso. Buttiamoci su di lui. Momo Salah dall'altra parte. Perfetto, stiamo facendo una ottima Premier League. Buttiamo sul CC, guarda, mi serve solamente Kanté, Pogba. Anche con te partirò è ottimo, con te partirò è ottimo. Guarda, dammi anche Kanté. Fabinho, guarda, quasi mai mi ha droppato tutte ste carte, Ecco qua, l'ho detto. Io stavo scherzando. Oggi FIFA ci vuole proprio bene. Oggi FIFA ce la sta tirando. Ecco qua, ce la sta tirando. Il grande reprensibile Maguire. Dacci Pope, il portiere più forte del gioco. Niente, Ter Stegen, Szczęsny, Navas. Vabbè, ne prendo uno a caso. Però dobbiamo sperare. Ho sbagliato anche. Vabbè, speriamo in un portiere della Premier. Anche discretamente buono. Apprezzo. Mendy, Alexandre. Ah, nemmeno uno, fuck. Nemmeno uno della Premier. Vabbè, speriamo qua nella panchina droppi qualcosa. Easy. Shaqiri, Van de Beek. Guarda, prendo Van de Beek perché manca qui il giocatore che fa overall. Ricordiamoci che c'è anche un DC da cambiare, perché io non vorrei giocare con Maguire. Guarda, tutto molto bello, però Maguire non lo vorrei proprio usare. Podense non è male, mi è anche piaciuta come carta, però non lo possiamo schierare da nessuna parte, essendo che lì c'è Mané. Continuiamo, c'è Corona. Continuiamo, ultime carte, cavolo, ultime carte, droppami qualcosina di decente. Teo è bello, prendo solamente perché è carino, perché di Premier c'è poco o nulla. Guarda, io Bailly lo prendo e lo metto anche in campo, visto che non è affatto male. Lo prendo e lo metto anche in campo. Ti dico la più sincera verità. Purtroppo dobbiamo giocare così. Guarda, meno male che ci ha dato Bailly, perché se no eravamo veramente messi male. I nostri tre cambi sono sti tre, raga. Pepe, Lanzini e Podence sono i tre cambi. Credo che l'unico cambio che farò sia Podence, che non è una brutta carta. Allora, poi Bailly ha anche ancora, quindi non malaccio. Prendiamo l'allenatore, speriamo Premier, assolutamente, per migliorare tutti i link. Che buciazzo, ma che è il draft? È il draft finale questo, matto proprio. Parto col modulo fermo così, non cambio nulla, metto solamente qualche tattichina e ci buttiamo così, perché il draft della Premier è uscito da Dio. Ragazzi, per chi si è perso quello della Serie A inizio anno, c'erano giocatori in campo del calibro di Danilo, Morata, Ansaldi e roba tipo anche forse Zaza, cose tipo velocità 50, cose clamorose. Invece questo è un signor draft, altro che challenge. Io ci potrei anche vincere il draft con questa squadra. Manca solo il centrocampo, purtroppo non è in meta. La TT e il centrocampo non è il massimo, a parte con te partirò. Però noi ci tentiamo. Una win la posso tranquillamente portare a casa. Buttiamoci nel game. Madre mia, che squadretta all'avversario. Cristiano Ronaldo If, Bruno Edliners, Mané, Icon, Ramos,
è finita ragazzi, possiamo andarcene da qua, mamma mia. Momo, la guarda per il Kun, che la schilla, il Kun Agüero, turbantato matto, il turbante matto. Sembra che sto in Food Champions, ragazzi, altro che challenge divertente, spiritosa, punti sull'intrattenimento. La vedi il Gatorade, il G-Fuel qua sopra? No, marca il passaggio dietro. Ah, solamente me, solamente a me fanno autoblock? Solamente a me fanno autoblock? Che tiri e la colpiscono, i difensori fanno qualcosa? Solamente contro, va bene. Ciao Virgilio Panepino. Dai, mamma Van de Beek! Mamma mia che schifo di carta, la carta peggiore che ho mai provato quest'anno. Ma so che c'è l'uomo lì, ma non abbiamo paura. Traversa, mannaccia, mo spacco il tavolo, ho caricato troppo, peccato. Carabiniere, lo mandi fuori. Pim, ma dai, mamma mia. Momo, ancora mo. Vabbè, dai ragazzi, è una pagliacciata, dai, è tutta una pagliacciata, dai. Sì, Momo. Ma è svenuto, il mio Momo Salah è svenuto. Scusi, arbitro, come cazzo ha fatto a svenire se non è fallo? Momo Salah, zitto, dominato, ti sto umiliando. Ma perché poi l'ho presa così a cuore? E questo, ragazzi, il mio problema è che su sto gioco oramai non riesco più a piarmi le cose sul divertimento. Ho perso il divertimento, questo è un grosso problema. Cioè, ogni partita la sto prendendo un po' troppo seriamente. La sto prendendo un po' troppo sul serio, Prego. Questo è un criminale. Arrestatelo, questo è un criminale. Sì? Bellissimo! Calcio poesia! Momo! Pim! Niente. Troppo. Fabinho, dai che sei alto! Virgilio! Pam! Virgilio pane e vino! All'incrocio! Virgilio pane e vino! Momo sa tenere di fisico! Give me the penalty. Dai che fallo netto, dai, ma cosa protesti che c'è il VAR? Dai che c'è il VAR, Fabinho. Ma levati. Ederson. Pim! E balla a prendere, amico mio. Balla a prendere, amico mio. Easy, anche Ederson va a fare gol. Buonasera, come posso aiutarti? Io non t'ho nemmeno richiesto nulla, signora Siri. Purtroppo non so rispondere a questa domanda. Nemmeno io. Cos'altro per aiutarti? Ho preso gol, Siri, ho preso gol! Ma cosa vuoi? Blocca, Siri, come se... Momo che rientra sul sinistro! E vabbè, quando mai? È giusto! Quando mai? Mamma mia, che bello che era! Quando mai il suo portiere non fa un miracolo? Ecco qua, attirate in faccia. Vabbè, tanto ti stronco le gambe. Infermabile, vabbè. 4-3, fa niente, va. Cristiano infermabile, gli entra uno nelle gambe. Vabbè, infermabile, fa niente. Riportate a vincere. Che challenge, un po'. Potevo prenderla un po' più a ridere, ma mai le challenge vanno fatte serie. E una challenge si porta a casa. Easy. Vabbè. Ragazzi, le statistiche parlano chiaro. Che cavolo. Signori, giungiamo al termine anche di questo draft. È andato benissimo, squadra anche notevole. Io vi chiedo come sempre di lasciare tantissimi mi piace se ne volete tanti altri. Nei commenti scrivetemi un po', poteva andare peggio o meglio come squadra. E consigliatemi altre challenge da fare. Iscrivetevi al canale e condividete il video ovunque. Passate al mio Instagram che mi trovate qua sotto. E detto questo, vi ringrazio di aver visto il video, vi ringrazio il sostegno. Dex è tutto. Haters make me famous.